Ciao a tutti e bentornati con una volta su Indie Gameplayita. Oggi siamo nuovamente su X4 Foundation, dove faremo alcune cose, vi darò se possibile altri consigli. Oggi sto facendo una cosa, sto piazzando, sto andando a recuperare dei satelliti, perché a causa di un mio sbaglio sono andato a posizionare dei satelliti in un settore che secondo me non sono stati piazzati un po' male. Quindi ho selezionato il primo satellite, lo vado a recuperare, così vi faccio vedere anche come si recupera un satellite. Do che botta, buttato giù tutti gli scudi e direi che è stata una brutta botta, però siamo a circa 15 km, staccheremo a 3 km la super velocità in modo da raggiungerlo poi a piedi, insomma. Ok, così più o meno. Ok, adesso vedrete che qua c'è il satellite, clicca, poi clicco il destro, disattiva e a quel punto andremo avanti e lo recupereremo. Perché lo recupero? Perché in pratica è successo che piazzandolo mi venivano segnate, veniva segnato un raggio che in realtà era molto più piccolo di quello che effettivamente era. Che cosa ci permette di fare il satellite? Il satellite ci permette di capire i prezzi di vendita e di acquisto in modo da facilitare le nostre navi, perché le nostre navi possiamo selezionarle e dirgli di andare a fare un... adesso non ce l'ha questa nave, però se ne prendo una di quelle, una rifornitore, posso dirgli di andare usando le sue abilità, posso dirgli di andare a fare un giro per stazioni. Adesso non voglio toccare nulla perché è tutto perfetto, quindi, però gli possiamo dire di andare a fare un giro per le stazioni e farà, perdendo molto tempo, un giro di tutte le stazioni cercando di trovare una stazione favorevole, col prezzo favorevole, aggiornerà tutti i prezzi, insomma. Mentre invece io voglio andare più o meno qui. Mi sta andando via tra l'altro anche la voce in questo periodo. Voglio metterla qui perché voglio vedere se funziona in quel punto lì. Voglio andare lì e piazzare un satellite. La mia idea è quella di piazzare satelliti su tutta la serie, su tutti questi settori, con le stazioni più importanti, in modo da facilitare e ottimizzare i miei guadagni. Perché se i prezzi delle stazioni non sono aggiornati, le navi, ora non so dirvi esattamente come si comporteranno, però potrebbero, uno, prendere un prezzo più basso, oppure due, andando perdendo dei minuti di viaggio, arrivando in un punto per poi dire no, non è un buon prezzo. Quindi perché magari arrivando sul posto noteranno che la zona è, aggiornando il prezzo, risulta essere un prezzo comunque di vendita più basso rispetto a un altro posto che già conosceva. Poi va di là e si accorge che lì è ancora più basso, quindi deve tornare indietro dall'altra parte. Quindi insomma, possiamo schierare due satelliti, abbiamo un satellite normale e un satellite avanzato. Il satellite avanzato che io vado a disporre adesso ci farà un raggio di 70 km. In realtà questo è una balla, perché mi sono accorto che andando a vedere, vedete, queste zone qui, sono zone comunque che non sono grandissime, e in questo caso avendolo piazzato qui vado a coprire un po' tutte queste stazioni, quindi non lo so, direi che vedete qua sotto ne ho piazzato uno che mi fa questa zona qua, poi ne ho piazzato un altro qua che mi fa altra questa, poi dovrei piazzarne un altro ancora, ne ho piazzato uno qui che mi copre tutte queste stazioni qui. E dovrei anche andare qua, a dire la verità, quindi magari punto la zona lì e vado. La cosa che non mi torna, e per cui sto cercando di capire, adesso attivo, la cosa che sto cercando di capire è perché ogni tanto mi mostra veramente delle zone più piccole. Cioè, prima sono entrato e sono andato a vedere che tutti i satelliti erano sballati, quindi ne ho riposizionato uno, l'ho fatto in questo momento.
Ci sono diverse linee di pensiero per quanto riguarda i satelliti, perché i satelliti, come vi dicevo, avanzato che ho piazzato adesso, sono 70 km di diametro, mentre il satellite normale ne fa 30. Il problema è che il satellite avanzato fa 70 e costa 130.000, mentre il satellite, quello piccolo, costa 5.000, e quindi direi che conviene di più l'altro, comprarne molti di più. Però vedete che in questo caso mi fa un altro giochino, perché vedete, questo satellite, una volta che io ero dentro, mi dava una certa portata. Poi invece, una volta che io mi allontano, e qua devo capire il motivo, mi dà una portata molto più bassa. Non so, onestamente non lo so dire. Voglio fare una piccolissima prova. Ora io sono più o meno lontano 70, vediamo se questo raggio è effettivo o meno. Io adesso punto il satellite avanzato, vediamo, dovrebbe essere più o meno, non dico 70, perché 70 da, però non lo so, vediamo se poi lo considera come raggio o cosa, ma 91 km. Sì, direi che a questo punto facciamo una cosa. Allora, vedete che questo è un satellite più piccolino e mi prende questa stazione, ma non tutte e due, quindi, e qua dovrebbe essercene, c'è una sonda mineraria e un satellite che invece mi fa tutta quest'altra zona. Voglio andare, vabbè, intanto chi se ne frega, andiamo qua. Voglio prendere anche queste fabbriche, queste raffinerie, quindi io adesso piazzo lì una sonda e andiamo. Intanto ovviamente abbiamo qua dalla nostra delle navi che stanno andando a raccogliere gas e minerali per noi. Attualmente sto facendo salire la reputazione di due fazioni, ho mollato gli Argon, sto facendo con Teladi, sono più o meno 15-16 e sono raggiunti 10 con Paranid, quindi ho acquisito anche lì la possibilità di acquistare i loro moduli. Poi a 20 invece si acquisisce la possibilità di mettere proprio delle, più o meno delle ambasciate da loro. Ora, io voglio mettermi qui. Sì, direi che potrebbe essere un buon punto. Magari devo capire un attimino come piazzarlo. Lo metterò qua magari. Punto un po' più in mezzo e vediamo se quel punto lì può andare bene. 32 km. Quindi io mi aspetto che a 32 km. Ecco, questo è un altro consiglio, quello di piazzare più possibile questi satelliti in modo da tenere sott'occhio i prezzi. Il satellite coglie immediatamente il cambio di prezzo di ogni merce, quindi lo manda direttamente alle navi, anche le navi lo possono consultare, quindi è comodo per essere sempre aggiornati su tutto. Il gioco ovviamente non ci aiuta su nulla. Ora apriamo con invio, lanciamo un altro satellite di quelli avanzati e vediamo quanto va a coprire. Ora, io sono proprio al centro, quindi mi coprirebbe tutto. Ora, io voglio vedere una cosa però. Se io vado sul satellite, informazioni. Portata del radar 75 km, quindi tecnicamente questo raggio qui dovrebbe essere 75, portata del radar, quindi 75 km dal centro, io immagino. Boh, non lo so, io metto adesso, voglio scoprirlo adesso qui insieme a voi. Metto un punto qua, più o meno sul limite, vediamo quanti chilometri è. 121. Quindi non è realistica sta stima qui. 121 ne fa 70, quindi direi che questo è ben altra cosa. Quindi niente, io mi allontano di là e ci allontaniamo e diamo un'occhiata a che cosa succede se ci spostiamo là in fondo a 224 km. Poi, come ultima cosa del video, dopo avervi spiegato questa cosa dei satelliti, per cui mi ci vorrà tempo, ma capirò anche lì la portata reale dei vari satelliti, vi voglio far vedere l'impiantino che sto facendo nella mia base.
nella mia base, perché è davvero davvero interessante come cosa. E ultima ma non ultima, vi mostrerò anche come acquistare un nuovo lotto, che è una cosa anche quella anch'essa molto interessante. Ora aspettiamo di arrivare in zona e vediamo. Ok, siamo arrivati, ci mettiamo. Intanto vedete che qua la zona sembra grande comunque, ma boh. Vabbè, comunque ci mettiamo, direi, non lo so, qua in mezzo. Mettiamo un bel satellitino qua in mezzo. Andiamo un po' più avanti. Quanti chilometri sono? Pochi, saranno una quindicina, 11. Ok, e lì in mezzo mettiamo un altro satellite. Tanto ormai i soldi fluiscono, quindi possiamo. Che è successo qua? Ah, stanno minando, ok. Qua è bellissimo quando fanno saltare gli asteroidi. Allora, satellite avanzato, rilasciato. Ovviamente io non credo minimamente a questo raggio qua, perché poi magari qualcuno in chat potrà spiegarmelo. Sono andato anche alla stazione pirata, ho messo un satellite avanzato in modo da poter vedere tutto quello che possono commerciare, e potrei, volendo, usare anche il teletrasporto per andarci, perché siamo un settore, anzi all'interno dello stesso settore della rarità, quindi. Però non lo farò. Adesso voglio andare adesso a casa. Vado, torno indietro, vado alla stazione, così che vi mostro che cosa sto costruendo, e poi vi spiego anche come costruire, come aprire un nuovo lotto, perché voi sapete, l'abbiamo visto nel primo video, insomma nel video che avevo portato mesi fa, come ottenere la stazione spaziale, stazione che potete espandere da una bella zona, diciamo bella, bella grossa. Ma qualora voi voleste costruire una stazione dove volete, dove vi pare, come fate? E ve lo faccio vedere tra poco. Adesso ci ritroviamo davanti alla mia stazione e poi ne riparliamo. E rieccoci, e niente, questa è la mia stazione. Stanno costruendo abbastanza velocemente, mi pare. Prima di iniziare a registrare mi segnasse una cinquantina di minuti, perché quell'edificio lì è bello grosso. E vi spiego, sì, mancano 25 minuti, quindi va bene. Allora, la cosa interessante è che ho scoperto che prima non riuscivo a piazzare dei moduli, in pratica non riuscivo a piazzare questo modulo qui. Ho dovuto mettere un blocco, adesso se riesco a farvelo vedere, vedete questo, che è uno snodo, modulo di connessione, perché non potete collegare tutto come ce ne avete voglia, ho scoperto. In sintesi, come sarà la mia stazione quando sarà finita, tra virgolette? Allora, qua abbiamo la produzione di celle di energia, un magazzino, un altro magazzino, sempre di taglia S, la produzione di girasoli, copiata un po' da Mirko, ma in realtà mi sono reso conto che vorrei provare a produrre i girasoli, perché i girasoli vengono usati per l'olio di nostropo, come avevo detto anche nell'episodio scorso, e l'olio di nostropo è l'alimento dei telati, della forza lavoro telati. Però l'idea sarebbe quello principalmente di vendere i girasoli, poi l'olio di nostropo se lo fanno altri e vediamo. Però per fare l'olio di girasole, sì, no, per fare i girasoli, serve l'acqua. L'acqua io posso fare in due modi: o comprarla, o comprarmi il ghiaccio e trasformarla in acqua. E quindi qui ho il modulo di produzione d'acqua con magazzino liquidi e un altro magazzino liquidi. Perché due magazzini liquidi? Tre magazzini liquidi? Non lo so, ne ho messi tre. L'idea sarebbe magari poi piazzarne, vediamo se me lo fa fare, uno stoccaggio. Vedete che mi dice dove posso ancorarli. No, io vorrei, se io lo metto lì, poi lo seleziono e lo giro col tasto destro, vediamo se posso piazzarli lì, vediamo se possono congiungersi, no, perché non sono congiunti. Vabbè, annullo questo magazzino, ok. Perché l'acqua verrà messa nei container liquidi, il ghiaccio probabilmente anche, quindi io comprerò una nave solo per minare ghiaccio, così sarò totalmente indipendente ed abbatterò i costi, perché sennò ci sarebbe il costo del ghiaccio, il costo di produzione, che presumo costi qualcosina, e così via.
Un'altra cosa che vi faccio vedere è questa. Allora, intanto, molto importante, prima di fare... Beh, intanto qua sta prendendo forma, poi sopra ci sarà la cupola con la produzione dei girasoli. C'è una modalità di partita, se non lo sapete, che ci mette nei panni di un personaggio che eredita dalla madre una fabbrica di girasoli. Io non l'ho fatta perché non avevo abbastanza esperienza di gioco. E proprio la premessa è aver ereditato dalla madre una fabbrica di girasoli, ma non ti sei mai interessato agli affari, ora devi prenderti in mano la stazione. E partite già con una stazione che produce, già pronta, attiva, potete svenderla, smantellarla, insomma fare quello che volete. Ora, vi faccio vedere un'altra cosa, molto importante. Voi ad esempio andate su un territorio, ad esempio io stavo esplorando un pochino e ho trovato questo. Questo settore qui, vedete che sembra non essere di nessuno. Quindi io vengo qui e dico gestione lotto, io ho già un lotto, che è quello della quartier generale, decido di fare un lotto enorme, 10 km, viene una roba tipo 20x20x20, una roba del genere, perché la direzione è partendo da un punto centrale, andando avanti e indietro, sinistra o destra, su e giù. Questo è un nuovo lotto, io creo il lotto 20x20x20 e lo posiziono in un punto qualsiasi del settore dove mi trovo. Lo piazzo lì e mi costa in questo caso 8 milioni. L'ho piazzato lì, ma l'ho piazzato sbagliato perché in realtà non lo voglio piazzare lì, perché non lo voglio mettere a grande scambio, ma lo vorrei mettere vorrei metterlo in un'altra zona. Vabbè, ovviamente il costo è determinato da quanto grande fate il lotto e dalla vicinanza o meno dai portali. Adesso io non so se onestamente... Sì, eccola qua, questa è la zona, crea un lotto. Io creo un lotto, adesso lo lascio di queste dimensioni, anzi no, lo potenzio un pochino, così almeno faccio vedere un pochino come funziona. Il lotto lo posiziono qui. Vedete, qua è una zona di nessuno, quindi teoricamente io premendo continua, il lotto diventa mio. A questo punto ci passa la schermata di costruzione della stazione, come abbiamo già visto di là, dove andremo a posizionare tutte le varie cose. Come invece vi dicevo, esco, vado, torno qua e vado a grande scambio. A grande scambio la storia cambia parecchio, perché ipotizziamo... Una zona, il fulcro della zona potrebbe essere vicino al portale, qua, vicino alla fabbrica di microchip, vicino ai portali. Quindi, se noi andiamo su gestisci lotto, creo un nuovo lotto qui e lo vado a piazzare. Adesso purtroppo qua non si vedono, ma dovrebbero essere più o meno qua. Facciamo un lotto, non so, 10 10. Vedete intanto come cambia la dimensione, vedete? Lo sto facendo abbastanza storto. 10, 10, 10 e 10. Il lotto è fatto così. Lo piazzo qua, mi costa 8 milioni. La costruzione senza licenza sarà considerata come atto ostile dal governo locale. Ovviamente dobbiamo essere autorizzati. Già qui inizia a costare 9 milioni. 8 milioni, qua probabilmente ci sono i portali. 8 milioni, lo mettiamo qui, 8 milioni. Poi ovviamente se io mi allontano dovrebbe in teoria arrivare a costare meno. Vorrei metterlo tipo qui. 8 milioni. 8 milioni. Ovviamente se... Beh, mi pare che su una dimensione del genere non costi tanto. Qua c'è un'altra stazione, 8 milioni. Dovete sempre calcolare una cosa, se è fuori mano ovviamente c'è uno svantaggio. Sì, 8 milioni, diciamo che il costo base è 8 milioni. Se volessimo invece piazzarlo, ipotizziamo su un'ipervia, quindi mettiamo caso un'ipervia molto importante che può essere questa qua, in terra di Argon. Voglio piazzare a fianco dalla Darsena un lotto di 10x10x10. Adesso non ho ancora capito se me lo fa piazzare adesso o devo essere fisicamente in zona, ma voglio vedere quanto mi può costare una roba del genere. Ovviamente bisogna, appunto, dicevo, far salire credo a 20 almeno
la... Ok, metto qui 8 milioni soltanto. Ma non me lo fa fare perché non mi trovo nella zona, immagino. No, infatti non me lo considera grande scambio. No, io voglio metterlo da un'altra parte, però. Vabbè, non riesco a vederlo ora, ma credo sia molto semplice. Poi bisogna recarsi sul posto e pianificarlo, però ovviamente bisogna tenere conto che le zone più trafficate, vedete tutti questi, hanno messo la stazione qua e non qua. Quindi qua sulla strada, ovviamente, come le aree di servizio in autostrada, insomma, hanno un gran passaggio di navi. Dovete anche considerare una cosa, io ho letto una guida che spiegava tutto e vi garantisco che leggendola mi è passata la voglia, perché, come vi ho già spiegato più volte, queste strutture dove voi costruite le navi in pochi minuti sono navi che prendono questi materiali che voi aspettate per delle ore per la vostra stazione in pochissimi secondi, quindi hanno o un sistema di commercio efficiente, oppure, molto più semplice come ipotesi, hanno all'interno già tutto quello che serve per produrre qualsiasi cosa, con una marea di magazzini. Quindi hanno bisogno, la tua nave ha bisogno di 500 di quello, 300 dell'altro, 250 di quello, lo hanno già in produzione, lo hanno già in magazzino, boom, assemblatori, boom, la nave è pronta. Ed è il commercio ultimo in questo gioco, cioè una delle fasi più avanzate di gioco, dove voi fatturate veramente, ed è un mercato senza fine, quello delle navi, più che dei materiali, dei minerali, dei gas e così via, e dei manufatti. Quindi insomma, adesso qua stiamo andando avanti anche abbastanza bene con questa, però bisognerà sicuramente pianificare. 71%, 16 minuti, la parte qui sta prendendo forma, quindi la cupola a breve sarà messa in produzione. Una cosa che, guardate, si vedono già dentro i girasoli. La cosa importante sono due. Le cose importanti sono due. Primo, avere manodopera, perché se avete manodopera produrrete sicuramente più velocemente, con più efficienza, anche se in realtà, da quello che ho capito, non è fondamentale, ma tutte le astronavi ce l'hanno, e quindi mi farei anche un paio di domande, insomma. Un'altra cosa invece che ho scoperto è che e mi è rimasta ferma per 2-3 ore la produzione e non capivo perché, e dicevo boh, aspetteranno materiali, poi mi sono accorto che materiali li avevo. Cosa è successo? Non so spiegarmelo, ma in realtà io avevo la mia nave, quella grossa, quella che ho recuperato, che vi ho fatto vedere nel video, la Cerberus, l'avevo parcheggiata dentro la stazione, quindi era qua, ma scesa al piano di sotto, dove il parcheggio la archivia, la mette via e lascia libero il pad di atterraggio. E all'interno, io sapevo, qua, all'interno dell'astronave, vedevo che la costruzione, pianificandola, vedevo che c'erano dei materiali in prenotazione. In sintesi, avevo ordinato 8.000 cose, 8.000 celle energetiche da questa nave parcheggiata, ma che in realtà non aveva né pilota, né intendevo usarla, ed era sotto, bloccata. Quindi in pratica era bloccato tutto, quindi guardate sempre, consiglio che vi do, quando avete qualcosa di fermo, se non avete qualche prenotazione attiva da qualcuno. Ora è molto importante andare sulla panoramica logica e vedere le celle di energia. Celle di energia in questo momento sono non sono in vendita, però vedete la quantità in vendita automatica è questa. Quindi possiamo decidere di che percentuale vendere in automatico. Io adesso l'ho bloccata perché voglio farla salire un po'. Adesso direi che è anche il caso che magari un terzo di questa quantità la mettiamo in vendita col prezzo automatico, quindi il prezzo che loro decidono di vendere. E qua vedete anche le prenotazioni. Vedete, prenotazione in Arge, un Argon, viene qua a comprarla, e in questa lista c'ero io con due navi. Quello mi bloccava tutto. Mentre tutto quello che è invece vabbè, ho già dell'acqua ma non ho ancora il serbatoio. Dicevo, altro da dire, stavo dicendo una cosa ma non me la ricordo più, perché io poi parlo a ruota libera, quindi non... Niente, dovete fare sempre attenzione a quello. Poi l'altra cosa, ecco,
qua, come vi avevo fatto vedere l'altra volta, c'è una piattaforma di costruzione. Ha un magazzino, che è quella lì, un magazzino pressoché illimitato, però dovete avere, fortemente consigliato, delle navi che commerciano direttamente non con la nave, non con la... con la vostra stazione, ma con quel magazzino lì, perché il costruttore è qui e sta lavorando. Ma se non lo fate, non assegnate delle navi al magazzino di costruzione, che ha, ripeto, un magazzino sterminato, quindi non è un problema. Infatti, se vedete offerte commerciali al magazzino di costruzione, guardate quanto ha di dimensione. Adesso è qua, purtroppo, magazzino di costruzione, e non si vede da qua, mannaggia. Però in sintesi è una roba proprio sterminata, non c'è pericolo di riempirlo. E se mettete invece in commercio con la nave, con la stazione, mettete la vostra nave da commercio col magazzino di costruzione, va e acquista la merce che vi serve fisicamente per costruire, quindi la costruzione aumenta. Se non lo fate, ci pensa lei, il vascello della costruzione, ma ci mette una vita perché chiama altra gente, contratta, insomma, e... Poi, se invece mettete le vostre navi a commerciare direttamente con la stazione e non col magazzino di costruzione, e questo lo fate, vedete, ai fornitori di ricerca veloce, andando su informazioni, quando, vabbè, cliccate e gli dite commercia con mercante alfa, ne selezionate uno, poi andate nelle sue informazioni in comportamento, da qua cambiate da mercante a commercia col magazzino di costruzione. Se invece lasciate la stazione vi acquisterà roba che non verrà utilizzata per il diciamo quello che è la costruzione, ma vi andrà ad acquistare la roba che vi serve per la produzione della ricerca, i materiali richiesti dai moduli, per quello che è invece anche il commercio dei beni che mettete qua. Quindi se le celle di energia vi si mette male, non avete più la produzione o volete fare rapidamente, potete selezionare crea offerta d'acquisto, e a quel punto ci pensano le vostre navi a portarvi merce, come in questo caso. Io, vedete, qui dell'elettronica avanzata, del grafene, che ho recuperato grazie a quelle navi che me l'hanno portato qua, occupandomi però spazio che ho notato, e così concludo. Non è possibile settare a mano cosa assegnare a cosa, quindi è importante avere tanti container, da quello che ho capito, ma non potete dire qua metti solo quello, non lo potete fare. Così come non potete neanche dire il magazzino delle celle pieno e diminuisco la produzione, così mi si libera spazio vendendole. Non potete farlo, la produzione è sempre attiva. In ogni caso le produzioni sono sempre attive. Quello che potete fare è dire magari vendi soltanto... vendi tutto e non comprare, e in quel caso vendendone tante arriverà anche la mega nave che viene a riserva, magari 5-6 mila, quindi sono tantissime, calcolando che sono 21 mila in magazzino come soglia massima, quindi risolverete così i problemi di storage. Spero di essere stato abbastanza esaustivo per quello che riguarda questa parte di commercio, di gioco, insomma. Non abbiamo fatto grandi combattimenti, ora davvero l'avevo già promesso alla fine dell'episodio scorso, ma adesso ve lo prometto davvero. Ditemi voi che cosa vorreste vedere, se vorreste vedere ancora episodi di questo gioco, dato che in Italia lo fanno veramente in pochi, pochissimi. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao.